vi racconterò storie di musica e della sottile linea che separa il fallimento dal successo. Io sono Emiliano Cecere e questa è L'etica di un artista mancato. Conoscere i tuoi soldati è il primo dovere di un buon capitano. Non si fanno scommesse in guerra, si organizza la battaglia solo sapendo se si può contare sul proprio battaglione. C'è chi è coraggioso, ma non è accorto. C'è chi ha paura, ma è attento. C'è chi è efficiente, ma non è intelligente. Le peculiarità sono diverse per ogni soldato, sono accettabili perché sono sacrificabili. Ciò che non è ammesso da parte di un caposquadra è la mancanza di sensibilità. Sembra un controsenso. Un capitano sensibile, come potrà mai essere determinato? Eppure le migliori squadre con cui ha avuto a che fare, poche, sono quelle dove il capitano sapeva con chi aveva a che fare. Non dava voti alla sua ciurma, ma ricuciva intorno ad essi un diverso ruolo, a seconda delle proprie caratteristiche, perché in guerra tutti sono utili e il buon capitano lo sa. Sensibilità, quindi, non è sinonimo di debolezza. Tutti sono sacrificabili e anche il capitano lo sa. Lui stesso deve essere disposto a rinunciare a certi privilegi che la sua posizione di potere gli concede per vincere una guerra. Il potere non riposa mai, si alza sempre prima degli altri, pur non capendo che l'ostinazione non ti mette al riparo dalla sorte. Se il croupier ti passa un giro di carte sterile, forse è meglio fermarsi a pensare. Chi lo sa? In fondo la tua scelta dipende sempre da cosa balla sul tavolo. La soddisfazione è quel dolce cammino adrenalinico che porta alla follia. L'onnipotenza, più ne ottieni, più la vuoi. I neurotrasmettitori si accendono, hai fame, mangi, ma non ti sfami. Più mangi, più hai fame. Insomma, è una fottuta droga. Chi è lo spacciatore? Ma ovviamente noi, il popolo. Cosa ci guadagniamo? Una cosa importantissima, la convinzione. Dateci qualcosa in cui credere. Siamo così bisognosi di fede che le nostre madri saranno disposte a prostituirsi pur di regalarci vita. Già, le madri, le santissime madri, quelle che non riescono a stare mai zitte e smettono di colpo di essere femmine. In fondo la natura segue il suo corso. La mamma deve fare la mamma. E il padre deve fare il padre. Non ci sono compromessi. La mamma accudisce, il padre taglia il cordone. Funziona così. Un padre presente che protegge il figlio, lasciandogli la porta di casa sempre aperta, inducendo a lasciarla appena pronto, forgerà sempre uomini equilibrati. Ma attenzione, la questione è sempre il quando. Quando fargli spiccare il volo? Quando è giusto essere presente? E quando è giusto non esserci affatto. L'azione effettuata nel tempo sbagliato comporterà sempre inevitabili insicurezze, e questo l'ho imparato a mie spese, sia come figlio che come padre. Ad esempio, io ho dovuto combattere tutta la vita con la pigrizia. Stare orizzontale a pensare è stato il mio sport preferito. La pigrizia si autoalimenta come tutte le cose. Forse la causa sta nella mancanza di soddisfazione. Crogiolarsi nel riposo ti mette al riparo dalle fatiche della vita. Invecchiando l'ho completamente abbandonata. Tempo buttato, dico. Ed effettivamente ne rimane sempre meno. Ora è solo un segno di cedimento fisico e mentale naturale.
Ma ad ogni modo consiglio di non sottovalutarla, perché la malavoglia può scavare dei solchi profondi. Per me, ad esempio, la risultante è stata la vergogna. Ogni mio slancio in avanti era ripagato dal senso di colpa. L'ottenimento di un premio mi ha fatto sempre sentire in colpa verso gli altri. Ehi, avete sbagliato! Io non sono quello che pensate. Sono pigro e svogliato. Ciò che mi ha salvato dalla pigrizia sono state le femmine. Il richiamo dell'accoppiamento è stato talmente forte da farmi alzare da quel benedetto divano. Abbandonare ogni paranoia, lavarsi, andare in palestra, fisico asciutto e tante tante risate. Se le farei ridere, una chance ce l'avrai sempre. Pensieri bui? E perché? Stai facendo il gioco più bello e pericoloso del mondo, la conquista. Il trofeo, oltre alla blasonata frenesia orgasmica, è l'appagamento. Sapere di aver fatto breccia è qualcosa di impagabile. In fondo, ci diamo da fare tutta la vita per questo. La materia è molto delicata. È un sentimento talmente travolgente che una moltitudine di ragazzi insicuri hanno scelto l'estremo sacrificio per ottenerlo. Mi guarderà e guardami! Non ho paura di crepare. E così ci spariamo pere nel sangue, iniziamo a fumare. Qualsiasi cosa pur di sentirsi sicuri. Io ad esempio iniziai a fumare sigarette a 15 anni, quando durante una gita scolastica a Roma conquistai l'attenzione di tre ragazze spagnole. Eppure le avevo beccate, come si dice a Livorno, senza accenderne neanche una. Ora continuo a farlo per soddisfare il mal di vivere. Diciamo che è un'azione consolatoria dettata dalle troppe aspettative verso me stesso. Mettiamola così. E poi sono svogliato. Non ho voglia di smettere. Comunque, ritornando alle femmine. Una volta, insieme alla mia band, fummo invitati a un festival come ospiti. Era appena uscito il nostro primo disco e avevamo l'attenzione di tutti. Ricordo che dopo la nostra performance live, rientrati in albergo, avevamo conosciuto una bellissima ragazza. Si chiamava Katiuscia. Invitò nella sua stanza. Senza problemi si spogliò davanti a noi. Io, mio fratello e Steve Lomozzo, il nostro chitarrista, rimanemmo impietriti. La vista di quel corpo perfetto seminudo ci tolse la salivazione, tanto che entrambi emettemmo lo stesso suono deglutendo. Inutile raccontare il resto, è solo lo scorrere di una pellicola a doppia velocità. Comunque avevamo capito perfettamente che quella soddisfazione era figlia della fama, che da quel momento non avremmo più voluto perdere. Quindi, la realizzazione è un sentimento con cui vale la pena misurarsi il più possibile. Ti abitui, più farai esperienza, più la vorrai. Ed entrandoci in confidenza, pian piano saprai anche controllarla. Sì, ok, ma al di là del sesso, parliamo di lavoro.
La realizzazione professionale è un altro paio di maniche, amico. Per ottenere il compiacimento di cui parli, lasciar fare a madre natura non basta. La pressione inizia a farsi sentire. Dietro di te hai migliaia di uomini con il cazzo turgido, più grande del tuo. E se non ti sbrighi, il tuo sedere presto chiederà pietà. Vincere, vincere, vincere. E accontentati, che cazzo. Qual è il limite da raggiungere per sentirci appagati senza andare fuori di testa? Io credo che dipenda molto dal nostro percorso di vita. Se abbiamo vissuto un'infanzia tranquilla, senza particolari pressioni, probabilmente raggiungeremo ciò che ci siamo prefissati senza farsi tante paranoie. Ma al di là di questo, dobbiamo essere consci che ogni obiettivo richiede un sacrificio. Può essere che rientri solo nel non spostarsi mai dai binari, oppure prendere l'ardua decisione di uscirne fuori. Ma perché dovremmo voler uscire da quella linea retta che determina la strada più sicura? Forse perché quella strada non ci dà abbastanza soddisfazione. D'altronde la più sicura comporta inevitabilmente dei compromessi. Quando iniziano a pagarci per il nostro talento, ci vendiamo e diventiamo servili. Scatta qualcosa in noi. Capiamo che l'opportunità di essere pagati per fare ciò che ci piace è troppo allettante, paragonata al nostro minuscolo mondo. Là fuori c'è gente che muore di fame, lo sai? C'è gente che fa la guerra vera. C'è gente che non ha la salute come te. E tu, che vivi nel benessere da quando sei nato, hai pure questa immensa fortuna di essere pagato per ciò che fai. Ma come ti permetti di dissentire? Con quale arroganza pretendi di fare ciò che ti piace e di essere persino ascoltato? Sarà meglio che fai ciò che ti diciamo e devi pure ringraziare. Io credo che questo modus operandi alla fine ci renda tutti immensamente più piccoli. Quante volte ho avuto questo dubbio? E l'ho accettato. Una volta, dopo il mio ennesimo fallimento artistico, ero andato a lavorare come cameriere dal Target, diciamo, popolare. Niente di ricercato, insomma, una semitrattoria arredata senza gusto dove mangiavi solo pesce di scarsa qualità. Antipasto, primo, secondo e dessert, 20 euro. Insomma, quel maledetto ristorante però era sempre pieno. Lì ho capito che ai livornesi gli puoi togliere tutto, ma per mangiare fuori non c'è crisi che tenga. Ad ogni modo, si parla dell'estate del 2006. Quella sera l'Italia si giocava la semifinale con la Germania. Per la prima volta il ristorante era vuoto. Venne solo una coppia di scassa palle, dopodiché il nulla. Chiesi alla padrona se forse era il caso di farmi andare a casa visto l'inutilità della mia presenza. Il ristorante era vuoto, ma niente. Lei preferì farmi pulire le zampe delle seggiole. Con un coltellino dovevo grattare via lo strato di sporco che si era depositato nei mesi. Si parla di un ristorante di 100 coperti e le zampe delle seggiole sono 4. Fate voi conti. Finii di pulire quelle maledette seggiole alle 2 di notte. L'Italia intera era esplosa, mentre io mi rifocillavo di bestemmie per 30 fottuti euro. Questo è solo l'esempio delle frustrazioni che ogni lavoro pseudo-normale comporta. Potrei citare altri 1000 aneddoti al riguardo, ma questo basta per farvi capire ciò che voglio dirvi. Quando firmai il mio primo contratto editoriale, capii subito che sarei stato disposto ad arrangiare e comporre qualsiasi cosa mi avessero chiesto, pur di non ritrovarmi più in quella situazione.
È capibile. Là fuori è dura, amico mio. Ma certo, mai come una bomba che ti cade in testa, però. Questo aspetto non vi fa venire il dubbio che invece di un mondo fondato sull'intelligenza, sul coraggio e sulla bellezza, stiamo tirando su solo dei soldatini pronti a obbedire ad ogni nefandezza pur di non rifinire in trincea? Eppure di tutte le invenzioni che ricordo, le uniche che mi hanno lasciato qualcosa sono le mie. Sì, parlo delle mie canzoni ovviamente, dei miei fumetti, dei miei podcast, dei miei testi. Tutto ciò che ho composto da solo, insomma. Sono le uniche a conservare un profumo che si riverbera nell'anima anche dopo anni. Parlo di profumo perché mai come i profumi accendono i ricordi e la voglia di conquista. Sono certo che quel profumo che avverti è lo stesso che toccherà il cuore anche di qualcun altro. Ogni collaborazione artistica è stata alla fine solo mestiere, tecnica, belle canzoni sì, ma in sostanza non mi hanno lasciato niente dentro. L'humus con il quale si concretizza un progetto fatto a tavolino è un terreno argilloso. L'opera che ne scaturisce non nasce dal bisogno oggettivo di esternare le nostre potenzialità, ma semmai dalla voglia di sfruttarla per ottenerne un beneficio. È la consapevolezza che senza soldi non si campa. Quindi ok, patteggiamo, stiamo zitti. Non vorrai rifinire a friggere bomboloni alla crema per comporre le tue stupide canzoni che ascolterai solo tu? No, certo che no. Eppure mi faccio sempre questo film. Un vecchio avvocato sente suonare la chitarra. Così si incammina verso quel ragazzo che la sta suonando. Lui non lo sa. Ma colui che la suona, quella chitarra, è un giovane David Gilmour. Il vecchio avvocato gli dice: «Ehi tu, drogato, che suoni la chitarra, ringrazia il Padre Eterno che ancora non hai nulla da fare tanto da permetterti il lusso di passare il tempo a suonare quella stupida chitarra. Nessuno mai ti pagherà per farlo. E poi, l'energia che sfrutti per suonare la tua stupida chitarra è figlia dell'esurpazione a danno del nostro pianeta. Vergogna!» Ora mi rendo conto che sto un filo esagerando, ma capite l'assurdità? Un mondo che non osa, che non si ribella, che non agisce di testa sua, che non scommette sugli ultimi, ma soprattutto che non sa stare fuori dalle regole. Come può evolversi? Fallimenti e successi nascono sempre dalle nostre scelte. Assecondare il nostro senso di colpa o scegliere l'accettazione rivendicando la propria esistenza a costo di pagarla cara? Difficile da capire. Il croupier ha dato le sue carte. Sei tu a doverle interpretare. Ecco, parlando di questa cosa mi viene in mente quando, dopo solo 3 mesi dalla mia entrata in Warner, fu scelto un mio brano per X Factor. Il brano convinse tutti per la sua semplicità, passatemi il termine, agreste. Il problema è che il peso della mia interpretazione falsificava l'oggettiva validità del brano. Questo aspetto mi avrebbe giocato un brutto scherzo. Le carte erano sul tavolo, doppia coppia, però potevo farle diventare un full.
La mattina dovevo partire a Milano per produrre in fretta e furia quella canzone. Ero eccitato e spaventato perché la responsabilità era grande. Ma più che altro era la prima opportunità di ritornare in vetrina dopo anni di agonia. Quella mattina la sorte, che è sempre stata mia amica, mi disse chiaramente quale sarebbe stato il risultato di quella impresa. La gomma della mia auto, non si sa il motivo, durante la notte era esplosa. Non chiedere altre carte e molla il colpo. Squarciata di netto! Assurdo. Iniziai a bestemmiare il Signore perché sapevo già che giornata di merda mi sarebbe aspettata. Dovevo trovare un rimedio in fretta, farmi 3 ore e mezzo di viaggio entro l'ora di pranzo. Soluzioni? Rubai la macchina a mio fratello. Per tutto il viaggio di andata mi domandai come fosse stato possibile. Succederà un casino, ne sono certo. E infatti avevo ragione. Devo convincere i capi della Sony a sostituirlo. Ma come posso riuscirci? In fondo sono l'ultimo arrivato. Non ho l'autorevolezza per convincerli. Comunque ci provo. E così feci. Una volta arrivato a Milano, pregai il direttore artistico della Sony di cambiare canzone. Ovviamente non gli raccontai che mi era esplosa una gomma della macchina la notte prima. Il segnale dettato dal destino era chiaro, ma solo dentro la mia testa. E così doveva rimanere, altrimenti mi avrebbero preso per pazzo. Così dissi la verità, che senza la mia voce non avrebbe funzionato. Gli fornii ovviamente un'alternativa valida, che li convinse. Io, l'ultimo anello del carro, sono riuscito a far cambiare idea a dei discografici navigati. Il problema fu che il concorrente non ne volle sapere. L'alternativa che gli avevo fornito aveva un ritornello che come slogan cantava Gesù e lui, essendo molto religioso, aveva paura. Mi dissero che non voleva cantarlo. Ma che palle! Dite a quell'idiota che non è una bestemmia la parola Gesù, è un nome. La canzone parla di amore, di aiuto e di pazienza. E chi può darcela se non il nostro Gesù Cristo? Niente da fare, ero fottuto. L'arroganza della fede mi aveva fottuto. Gesù Cristo non potrà aiutarti quando farai la più grossa figura di merda della tua vita. Lo capisci o no? A chi ti appellerai quel giorno, maledetto te? Ma non ci fu verso. Realizzai quindi la canzone il meglio che potevo. Il risultato? Ovviamente, come avrete intuito, un disastro. Il cantante scivolò persino a terra mentre si esibiva. I giudici distrussero me, la canzone, il testo e ovviamente l'intera operazione. Volevo morire. Come dargli torto? Il risultato fu oggettivamente terribile. Eppure, ragazzi, la canzone cantata da me reggeva. Ma perché? Forse perché non conta ciò che dici, ma come lo dici. Vedete, sto parlando semplicemente di sostanza, un feedback che echeggia dentro le corde vocali mentre vi parlo, o dentro le mie mani quando compongo. E anche se vi dicessi una banalità tipo Marco Rossi via Roma 186, avrebbe lo stesso peso di ogni patetico tentativo di illuminarvi con qualche frase ad effetto. Vasco Rossi in fondo ci ha fondato una carriera solo per questo. No, non fraintendetemi. Io paragonarmi a Vasco, lui è sull'Olimpo, ma è solo per farvi capire un concetto, quanto sia importante la forza della nostra personalità,
prendiamo questo podcast con tutti gli errori di interpretazione che ci possono essere, ma è comunque fatto da una cortina di ferro invalicabile. Può non piacere, certo. Chiunque può provare a distruggerlo, portando anche motivazioni concrete, e ci stanno tutte, per carità. Ma nessuno può imputarmi una mancanza di inconsistenza, perché il peso che gli sto dando dipende da ciò che ho dentro. Non c'è nulla di falso, è solo verità. Una verità che non sto raccontando a voi, ma a me stesso. Ehi, ti svelo un segreto. Vieni più vicino, così mi ascolti meglio. Non c'è nulla di straordinario in questo. In fondo è solo la mia vita, messa in piazza. Potrei fottermene, darmi un tono, invece di svenderla come al mercato del pesce. Io non ti conosco. Ma la mia sicurezza nel concederti la libertà di giudicarmi nasce dalla pura essenza. Se la vita che hai condotto è vera, è reale, cinica, magnetica e spietata, non potrai mentire a lungo. La sorte ti darà sempre contro quando cercherai di sembrare ciò che non sei. Ognuno di noi ha una parte utile da sputare fuori. La nostra ricchezza nella vita sono i fallimenti, le lacrime, le gioie, e mettiamoci anche tutte le schifose droghe che ci siamo presi. Se questo è tutto ciò che hai, allora solo su questo devi contare e scommettere, perché quel lungo binario che stiamo percorrendo mostra sempre il solito orizzonte. Eppure ne abbiamo di albe diverse da ammirare. Lo senti il profumo? Non temere, mio capitano. Ok ragazzi, anche per questo episodio è tutto. Spero vi sia piaciuto. Ovviamente l'invito a seguirmi sui miei canali social è d'obbligo. Potete iscrivervi al mio gruppo Telegram Gli Avanguardisti, canale Jericho Cash di Spotify e Dio su Anchor per ascoltare i miei podcast, e infine per vederli su YouTube/DioArt. Quindi niente, appuntamento al prossimo racconto con l'etica di un artista mancato. Ciao!